fatto i conti di recente con l'ipertrofia prostatica benigna e oggi vogliamo invece affrontare la forma maligna di questo tumore maschile. Lo facciamo con Angelo Porreca, direttore dell'unità operativa di urologia del Policlinico di Abano Terme, con la premessa sempre valida che quando si parla di malattia oncologica certezza e tempestività di diagnosi sono importantissime per stabilire naturalmente la strategia di cura più adeguata e più giusta. Dunque allora partiamo da un esame che è il PSA, un esame del sangue. Non basta chiaramente per fare una diagnosi certa di tumore maligno, professore, però spieghiamo meglio di che cosa parliamo. È assolutamente vero. Il PSA è un enzima, una glidoproteina normalmente prodotta dalle cellule prostatiche. È coinvolta nella fluidificazione del liquido seminale. Una quota di questo PSA è dosabile nel sangue e quindi in questo modo si propone come test ematico, cioè come proteina dosabile nel sangue. Tutte le condizioni morbose della prostata sono associate a alterazioni del PSA, l'ipertrofia prostatica, la prostatite e talvolta anche il tumore della prostata. È fondamentale interpretare questo dato, il dato del PSA. L'interpretazione avviene in funzione dell'età del paziente, del volume della prostata, di come il PSA evolve nel tempo, un PSA normale che diventa un PSA alterato. Quindi il dato del PSA come dato di laboratorio sintetico non può essere un dato che deve allarmare il paziente. L'interpretazione avviene grazie al medico, all'urologo, allo specialista che visiterà il paziente, eseguirà un'esplorazione rettale e capirà se questo paziente è un paziente a rischio di sviluppare un tumore della prostata. Allorquando questo paziente viene individuato come un paziente a rischio perché accanto all'alterazione del PSA ha un quadro legato alle sue patologie prostatiche, allora vanno eseguiti degli approfondimenti che di base sono costituiti da un'ecografia e da delle biopsie prostatiche. Talvolta però individuare un tumore della prostata non è semplice, specialmente nell'ambito della diagnosi precoce. E quindi la biopsia prostatica diventa un esame difficile da poter interpretare e gestire nel tempo. E a questo proposito che si cerca di sviluppare sempre di più una diagnostica più raffinata per poter arrivare a fare delle diagnosi più precise e più precoci, e per questo anche la risonanza oggi, la risonanza magnetica nucleare, si è fatta uno spazio importante. In collaborazione con la nostra radiologia abbiamo cercato di portare la risonanza quanto più sofisticata possibile nell'ambito della diagnostica della malattia prostatica per avere una diagnosi precisa di tumore più precocemente. E infatti Chiara Del Gaudio ci parla proprio di questa novità diagnostica, la biopsia prostatica effettuata durante la risonanza magnetica. Vediamo insieme questo servizio e poi continueremo a parlarne in studio col professor Porreca. Biottico in corso di risonanza magnetica consente di portare l'ago aspiratore proprio sulla lesione della prostata che si vuole indagare e di catturare una diagnosi più sicura. Mario Vigo, radiologo qui al Policlinico di Abano Terme, ci dice subito con quali attenzioni si deve effettuare questo esame. La procedura impiega un dispositivo meccanico dotato di una sonda transrettale che viene appoggiata alla prostata mentre il paziente è disteso in posizione prona sul lettino dell'apparecchiatura della risonanza magnetica. La sonda può essere orientata con grande precisione e diretta esattamente verso la zona in cui il radiologo sospetta la presenza del tumore sulla base di un precedente esame diagnostico di risonanza magnetica. Si acquisiscono nuove immagini per controllare la posizione della sonda ed un specifico software sulla base della sede e della distanza del bersaglio fornisce le coordinate della biopsia, ci indica cioè le angolazioni e la lunghezza dell'ago. A questo punto l'ago viene inserito all'interno della sonda e introdotto nel tessuto prostatico e, dopo un ulteriore controllo sul monitor che la punta dell'ago sia localizzata con precisione nella lesione, viene eseguito il prelievo. La procedura dura in genere circa 30-40 minuti. In quali casi in particolare potrebbe essere utile ricorrere a questa nuova metodica? La biopsia guidata dalla risonanza magnetica è indicata soprattutto nei pazienti con PSA elevato che sono già stati sottoposti ad altre biopsie con esito negativo, ma può essere usata anche per la prima biopsia nei pazienti con PSA elevato in cui una risonanza magnetica faccia sospettare la presenza del tumore. In definitiva,
La biopsia prostatica guidata dalla risonanza magnetica ha un elevato valore predittivo nell'identificare tumori anche di piccole dimensioni, offrendo perciò all'urologo uno strumento utilissimo nel successivo iter diagnostico terapeutico. Questo significa che l'esame con guida ecografica perderà terreno? La biopsia guidata dall'ecografia rimane la procedura standard per la diagnosi del carcinoma prostatico, perché è semplice e poco costosa. Tuttavia ha molti limiti ed in particolare la scarsa capacità di identificare il carcinoma prostatico, che è possibile solo in circa il 50% dei casi. Ed inoltre, con questo sistema, difficilmente si può arrivare in alcune parti della prostata. La biopsia sotto guida ecografica richiede molti prelievi, almeno 12. Con la nuova procedura, invece, vengono eseguiti solo 2 o 3 prelievi sulle zone in cui si sospetta la presenza di un tumore clinicamente significativo. Grazie. Gesualdo Bufalino, scrittore e poeta, ha lasciato scritto: il dubbio è una passerella che trema tra l'errore e la verità. Meglio allora sarebbe andare sempre a colpo sicuro quando c'è di mezzo la salute. Senz'altro, Chiara Del Gaudio, grazie ancora per questo servizio, però Porreca, una volta che invece il dubbio è scomparso, abbiamo accertato la presenza del tumore maligno, come si sceglie la cura più adeguata? Innanzitutto è importante sottolineare che il tumore maligno della prostata nel 90% dei casi non è un killer con la pistola puntata dietro la schiena. La calma è importante, la fretta è una cattiva consigliera. Se il paziente ha un tumore a basso potenziale di aggressività, è possibile anche ipotizzare una sorveglianza attiva, il che vuol dire non operare il paziente, eseguire periodici controlli del PSA e biopsie periodiche o risonanze e poter rinviare l'intervento se la malattia dovesse evolvere. Se il paziente però ha un'aspettativa di vita superiore a 10 anni, quindi è giovane, anche se la malattia è lenta ed è motivato a curare e risolvere il proprio carcinoma o ha malattie più gravi, è necessario eseguire l'asportazione della prostata, una prostatectomia radicale robotica, oggi in robotica. In pazienti che non vogliono operarsi o che hanno una spiccata comorbidità, si potrà eseguire una radioterapia. La prostatectomia radicale robotica è però oggi il centro della cura del carcinoma prostatico localizzato in un paziente motivato, come unica terapia o come uno step, cioè un gradino, in una terapia multimodale che insieme all'urologo vede il radioterapista e l'oncologo impegnati nella cura di malattie più serie però della prostata. Però immagino che il ricorso al robot abbia rivoluzionato, no? La chirurgia della prostata. Assolutamente sì. Il robot è una interfaccia, è un computer, per la prima volta nella storia della medicina tra il paziente e il chirurgo c'è un computer le cui potenzialità si amplificano nel tempo e quindi non sapremo dove arriviamo. Il chirurgo è una console robotica, il paziente ha un carrello robotico e attraverso la console il chirurgo gestisce 2 o 3 braccia robotiche all'interno del paziente per manovrarla con movimenti che replicano i movimenti della mano, quindi a 360 gradi e con un ingrandimento di 10 volte superiore a quello della vista normale. Ciò permette di eseguire interventi più raffinati, ciò permette di ricostruire in maniera più raffinata la continuità delle vie urinarie e quindi di ottenere pazienti che hanno delle degenze operatorie più brevi e che ritornano rapidamente alla vita quotidiana. Allora vediamo delle immagini, e le commentiamo insieme professore, che sintetizzano proprio l'atto chirurgico effettuato però dal robot o con l'ausilio del robot. Con l'ausilio del robot, dal chirurgo con l'ausilio del robot. Questi sono gli accessi laparoscopici, quindi dei buchini attraverso cui vengono introdotte le braccia robotiche, cioè le braccia che lavorano all'interno del paziente. Ci sono vari strumenti robotici, la pinza, la forbice, gli strumenti per coagulare, e quindi l'intervento avverrà sostanzialmente in laparoscopia robot assistita, cioè assistita attraverso un robot. Questa è la prostata e gli strumenti robotici isolano la prostata dalle strutture periprostatiche, quindi dai nervi deputati alle
l'erezione, isolano la prostata dallo sfintere, quindi a livello dell'uretra, dal collo della vescica, e quindi permettono una asportazione della prostata senza danneggiare le strutture periprostatiche. Questo è l'obiettivo del chirurgo. Alla fine dell'intervento la ricostruzione della via urinaria tra vescica e uretra attraverso la tecnologia robotica è resa più facile ma soprattutto più raffinata, e quindi con un risultato per il paziente in termini di continenza migliore. Beh, altissima precisione davvero. Probabilmente è il nostro obiettivo. La mano in questo senso viene valorizzata dalla strumentazione robotica. Però questa esperienza va anche messa a frutto. Lei come ha fatto? Beh, assolutamente. Noi abbiamo considerato l'intervento chirurgico al centro di un processo di cura del paziente. Prima il paziente va preparato alla chirurgia robotica, un counseling infermieristico, un counseling andrologico, cioè capire se il paziente, quali sono le aspettative del paziente, prepararlo, togliergli le paure che comunque in un intervento alla prostata si vengono a creare. Dopo l'intervento chirurgico, vedere appunto come si sviluppa l'attività sessuale del paziente e seguirla per non vanificare tutta questa chirurgia raffinata, quindi l'intervento al centro. Grazie professor Angelo Porreca, è stato chiarissimo e credo che abbia tranquillizzato anche molti a casa. Grazie. A te Antonia. Andiamo.